Ciao a tutti, eccoci qui a un nuovo video. Ciao a tutti. Ovviamente abbiamo sempre il nostro Silvio che stavolta si è fatto valere a un altro formato, come se non bastasse, il formato Edison, che adesso sta cominciando a prendere un po' più piede, sta diventando un pochettino più famoso. E niente, ha portato la lista che adesso ci mostrerà, ha vinto il torneo, ci spiegherà un po' le scelte che ha fatto e com'è andata. Allora, intanto il torneo è stato il primo degli eventi Edison che abbiamo organizzato come Dark Storm. È il suo primo esperimento, si sta ampliando poi anche infatti il gruppo di tornei e speriamo poi di rivederci presto anche, dicevamo, come anche negli altri video lo diciamo, a Riccione il 2 e 3 aprile. E adesso, nel frattempo andiamo avanti, faccio vedere un po' la lista che ho giocato. Ho giocato con la Torre Bestia, che è un mazzo che giocavo in quegli anni lì. Ho fatto un sacco di ritorni con quello e mi è rimasto nel cuore, l'ho rimontato. Perché ricordiamolo, Silvio è un vecchio giocatore di Yu-Gi-Oh! Vecchio, esatto. Ho fatto 4-0 e l'ho vinto quasi tutte 2-0 a parte una contro il Chip, a cui avevo preso il mazzo da Edgeworm, e ha vinto una partita facendo tipo doppio JD, doppio onesto. Bellissimo. Niente Ok. da dire. Le altre tutte regolari. Faccio vedere un po' il mazzo, Vai. cosa ho giocato. È molto standard, parliamo anche di Tira Tigri, che sono le carte che velocizza il mazzo. Due Laquari, due Darius, due queste, che per me sono dei GB più forti di tutti, che dà riciclo anche quando l'altro è campo vuoto. Sì. Sun Knight, che ti permette di cerciare carro, o comunque qualsiasi GB che vuoi nel mazzo. Bestiare, il GB più forte di tutti, che purtroppo è a 1 in Edison. Lethiari, per controllare i cimiteri, anche perché da noi c'erano molti Liceworm o comunque Twilight, mazzi che sbattavano sul cimitero, e Murmillo, Sì. Opromus, Secutor, ed è l'ultimo GB che vedremo oggi, e che in realtà è il GB più incisivo, non dico più forte perché da pescarlo è orribile, però evocarlo con Tigre ti permette poi di evocare due GB dal mazzo, lui non si rimescola neanche dopo che attiva l'effetto. Quindi è praticamente un Arcanus gratis. Per chi non lo conosce lo vedremo dopo. Stratos, che ti va ad aggiungere Prisma. Un Sì. Prisma perché ne avevo uno. Ok. Ecco. Vediamo poi, anche perché in realtà il numero di mostri non vuoi mai tenerlo troppo alto. Perché se ti vai a pescare una mano di 2-3 mostri, cioè di 3-4 mostri in su, sei fuori, non giochi più, fai fatica, a meno che tu non pieghi proprio i parini giusti per pararti ogni turno. Quindi te ne vuoi vedere troppi mostri. Io con uno mi sono trovato bene, anche perché comunque se te arrivi a risolverlo, lo rimetto nel mazzo per fare le fusioni, quindi ce l'hai di nuovo. E Morphing, fortissima. Non la giocavo, l'ho provata vedendo delle altre liste su YouTube. E effettivamente quando vedi una mano morta è molto forte, quando comunque parti con mode settate, setti quella a cui neanche se l'aspettano, pensano sia Oplumus. Dov'è? Puoi fare diversi bluff con queste due carte qui e ti fa vincere i game, anche perché poi quando tu hai visto tot carte, è un po' come Panda Barn in GOT, quando hai visto abbastanza carte e hai magari il tuo carro, il tuo Solenne, il tuo Arachnos in campo, è quasi irribaltabile. E tre Upsell sempre per questo motivo, per vedere più carte più velocemente, principalmente vuoi vedere i carri, Solenne, Trap Dashot, cose veramente incisive. E non ti interessa che l'altro sia più di vite di te, tanto se te sei in controllo è difficile che l'altro ribalti. Treabook of Moon, il parino più forte del mazzo, perché ti permette anche di farlo nel tuo turno per poi usare i tuoi GB e rimescolarli. Prova il gladiatore, una sola, ne giocherei anche tre, ma giocheresti troppi mostri dopo, quindi già una comunque è abbastanza. Rota sempre per Stratos e Prisma. Ondata Gelda, che penso è la magia più forte del gioco in Edison. Questa che chiaramente in combo più Prisma o più Tigre che fa Secutor ti fai dopo dei terreni ribaltabili, e l'altro non è neanche magia troppo da usare in quel turno lì o nel turno dopo. In più puoi spaccare senza problemi. Tifone, i tre carri, la trappola che vuoi sempre vedere, Bottomless, Prison, Mirror,
Starlight Road. Qui ho messo una Brave da provare, perché un po' tutti vedo che giocano a due Starlight Road, ma il problema è che effettivamente contro la magia più forte del gioco, ad esempio Ondata Gelda o anche un True Nade, Starlight Road non fa assolutamente niente. Non dico di non giocarla, anzi, però non affidarcisi troppo. E avere anche una Brave in più ti permette di negare anche quelle carte che ti potrebbero dare dei problemi. Anche eventualmente Oppression, se lui la gira, te la puoi rigirare in catena. Ti dà comunque una possibilità in più. Chiaramente poi c'è Solemn e Drabdashot, che sono le carte del formato in pratica. Uno e uno, quando le vedi stai molto sopra con un mazzo contro. E poi c'è l'extra, che in realtà è molto risicato perché non lo fai praticamente, a parte le fusioni, il resto non fai praticamente nulla. E Gizarus, che va a spaccare due, se li mescola ti fa fare dei gran vantaggi. In combo infatti con due è fortissimo. E Rakdos, che è il boss finale del mazzo, che ne scarti uno, neghi magia o trappole. Più carro, in teoria hai vinta la partita. E Stardust, che merita, perché comunque andavo a sedare. Dopo ci sarebbe anche il resto dell'extra deck, ma ho prestato le carte anche ad altri amici per giocare, quindi l'ho lasciato così, tanto per giocare, per far giocare tutti. Cyberdrago, almeno due. Quindi Anche. praticamente ti sei privato delle tue carte e hai vinto comunque. Ottimo. No, io in realtà volevo giocare un altro mazzo, però ho usato GB perché è quello che aveva meno carte, infatti, che richiedeva l'extra deck. E tanto comunque è da anni che volevo giocarlo, ho detto proviamo, perché no? È andata bene. Cyber Draghi, anche perché quando vai secondo hai di nuovo un mostro che ti possa togliere il mostro avversario e poi risolvere il tuo GB in sicurezza. Ammazza McKnight ingranaggio. No, Mac, insomma, il mazzo con i gadget o con Mazzo le macchina. macchine in generale. E andiamo avanti. Ryu, uno così per Per provare. sicurezza. Non ci andrebbe però a provare così. Chiaramente no, se tu vuoi di due Ryu sei una merda. Invece con uno ti dici, vabbè, un turno lo uso per Ryu, magari l'altro deve fare il suo GD, glielo nego, devi fare un sincro o qualcosa. Uno lo puoi usare, però il resto deve essere GB. Due Dust Tornado, anche perché io inizialmente li giocavo di main, perché non vuoi perdere da Oppression a caso, non vuoi perdere da Skill Drain, sono carte che sono veramente cancerogene in questo formato. E però visto che la maggior parte giocava da Edge Worm, comunque mazzi combo, diciamo, quindi le ho tolte per mettere Trapdash e altre cose, però ci vanno per forza, almeno di side. Nobili Uomini sono molto molto utili contro i mazzi che abusano un po' di Rico e di spie, tipo Flamble o Quick Draw o un po' tutti i mazzi comunque che devono ingranare le carte per poi giocare. Gli vai a bannare Rico e lui ha perso metà delle partenze tra Rico e Criceti, che non possono portare Rico. È abbastanza potente, che almeno ci vuole lo stesso anche se è al side. Poi qui ho provato a mettere un piccolo engine anche per il Rescue Cat, perché ci sono alcuni mazzi che invece se ne fregano di farti di pararsi molto e poi ti vogliono ammazzare dopo con il loro combo. E come Drago, ma anche l'Edge Worm Twilight, quei mazzi lì. Ci sono anche mazzi tipo. Vabbè, in generale comunque ci sono mazzi che ti lasciano il campo vuoto, perché tu al massimo quando vai a picchiare di GB non gli puoi spaccare niente di bestiale, non puoi spaccare niente di Mulmillo, non hai i tuoi veri più uno. Invece quando vai a evocare due, ad esempio un Rebellion che scartano dall'avversario, è molto forte. Poter fare sincro 6 è molto forte. Chiaramente vi consiglio comunque di farvi l'extra deck Con qualche sincro 6. sì, dai, con Brionic magari, Goyo. Poi la prova che mancava da prima e qualche parino da integrare un po', che anche Prism potrebbe essere ottima anche a 3x. Dopo lì è un po' a sentimento. Il discorso dei dispositivi è perché il formato di Stardust, Edison, e Stardust è un mostro che tu non levi quasi mai. E con questa, contro magari Quick Draw, che i mazzi che spammano Synchron in un secondo hai l'out che vuoi quando vuoi. Dovremmo aver finito. Bene. Mazzo 40, ha girato bene, è rimasto in controllo tutto il torneo. Chiaro che non andrà sempre così. GB non è il mazzo più forte del formato, lo sappiamo tutti. È un mazzo che ha resistito diverse banned in quegli anni lì ed è rimasto giocabile, un po' come Scale Striker, un altro mazzo Scale Striker. E per il resto è stato un bel torneo. Adesso dicevo che poi
abbiamo il progetto di farne nuovi, quindi se volete giocare anche voi Edison, contattateci e ci organizziamo. Bene, ottimo, grazie per la lista e per le spiegazioni e ci vediamo a un prossimo video. Ah, speriamo, dai.